Ma perché è assolutamente in sintonia con il nostro modo di essere, che vuole coniugare i valori dell'azienda, quindi i valori diciamo, dell'economia, con valori molto più vicini all'uomo, valori sociali, e quindi fare in modo che le due cose non diventino in contrasto, ma crescano assieme e si sostengano a vicenda. Ma questo è il terzo bando, in realtà gli anni sono quattro, sono state 3 annualità, è stato un crescendo sia in termini di numero di cooperative aderenti, quindi all'inizio un numero molto contenuto che faceva riferimento a Consolida, 3-4 cooperative che già avevano però esperienza proprio di abitare, di vita indipendente, poi il numero si è ampliato, adesso sono stati presentati 9 progetti in quest'ultima tornata che però riguardano 30 persone, perché non sono tutti progetti individualizzati, da una quindicina di cooperative. Poi alcuni di questi progetti sono stati ritenuti coerenti con i criteri di valutazione che hanno fornito esplicitamente, altri hanno richiesto un approfondimento, abbiamo incontrato le cooperative per chiarirci meglio sugli aspetti, e solo alcuni progetti, peraltro scritti in maniera assolutamente rigorosa e molto chiara, non risultavano pienamente pertinenti con lo specifico di etica che è un fondo dedicato proprio all'abitare inclusivo di persone con disabilità, mentre alcuni altri progetti affrontavano tematiche più ampie della vita di pazienti anche psichiatrici o delle disabilità. Grazie mille. È un'iniziativa, una partnership molto importante tra il mondo della cooperazione trentina e Dolomite Energia, quindi le due realtà trentine. È un'iniziativa importante perché si rivolge innanzitutto a tutta la platea dei soci delle famiglie cooperative e delle casse rurali che attraverso l'adesione a questo fondo Etica possono in qualche modo avere un risparmio immediato sulla bolletta, questo è un aspetto importante, ma possono anche destinare una parte del risparmio attraverso Dolomite Energia a un fondo che poi viene messo a disposizione tramite una rete di cooperative sociali aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione a favore di progetti che vanno a agevolare persone con difficoltà, quindi persone diversamente abili, persone disagiate, in difficoltà. In questo caso questi progetti, 9 progetti, sono stati rivolti al vivere in maniera sostenibile con una modalità che consente a questo tipo di soggetti, di persone, di svincolarsi, di avere autonomia rispetto alla famiglia di origine e di vivere orientati al futuro da soli in coabitazione con altre persone, ma in un modo libero, sicuramente più libero, più autonomo, prendo un grande servizio alle famiglie da una parte, ma anche a queste persone che ne avevano particolarmente bisogno. È una cosa di cui credo il mondo della cooperazione debba andare veramente orgoglioso e credo anche che questo progetto avrà sicuramente un futuro importante.